L'autunno del 29 e la fine del 34, al vertice del PNF si avvicendarono tre segretari generali: Augusto Turati sino al 7 ottobre 1930, Giovanni Giuriati sino al 7 dicembre 1931 e Achille Starace da questa data in poi. Con Turati, Mussolini aveva trovato nel 26 non solo l'uomo più adatto per dirigere il partito e affiancare la sua opera di organizzazione del regime, ma anche il miglior segretario che il PNF ebbe in tutta la sua più che ventennale esistenza. Con la conciliazione e il plebiscito, il ciclo di Turati si era però praticamente concluso. Egli era stato il miglior collaboratore del Duce, aveva inquadrato il partito e l'aveva inserito nel regime come era nelle intenzioni di Mussolini, con fermezza ma anche con discrezione. Sia al vertice sia alla periferia, il pericolo di un dualismo tra Stato e partito era stato da lui sostanzialmente eliminato alla radice e il PNF era ormai solo uno strumento del regime, in cui i vecchi fascisti e gli ex fiancheggiatori si erano cominciati ad amalgamare e se esistevano ancora delle correnti, esse si configuravano ormai più come gruppi di pressione e di opinione che come realtà organizzate capaci di tentare di influire sulle scelte politiche di fondo. Turati non era però stato un interprete, un realizzatore meramente passivo della politica di Mussolini. Pienamente d'accordo con il Duce sulle linee di fondo, egli dissentiva o aveva delle riserve su vari aspetti particolari di essa e soprattutto era animato da un moralismo che Mussolini, nel suo tatticismo e nella sua sfiducia negli uomini, considerava astratto e al limite pericoloso. In questa situazione era pertanto inevitabile che lentamente fossero i motivi di divergenza ad assumere importanza nei loro rapporti, motivi sia reali sia suscitati ad arte da quegli esponenti fascisti che a torto o a ragione si consideravano vittime della gestione politica di Turati e non attendevano che l'occasione per prendersi la rivincita o aspiravano a soppiantare lui e il suo entourage al vertice del partito. Su due questioni in particolare Mussolini non era mai stato d'accordo con Turati. Nei confronti del vecchio fascismo, che pure Turati aveva epurato ed imbrigliato senza esitazioni, avrebbe preferito un'azione anche più drastica e, in specie, avrebbe voluto che Turati avesse assunto verso Farinacci una posizione più intransigente. A parole Mussolini era per un'intransigenza morale assoluta. Come disse il 10 luglio 29 ai gerarchi milanesi, il partito doveva pretendere la probità più assoluta in coloro che rivestono cariche politiche ed amministrative. Il fascismo, egli aggiungeva, è una casa di vetro. Questa regola in realtà l'applicava però solo con i pesci piccoli, quando la denuncia di qualche caso spicciolo non poteva suscitare scandalo e anzi pensava che la punizione dei colpevoli potesse giovare al regime e dare l'impressione che esso fosse sempre pronto a intervenire e a punire chi veniva meno al proprio dovere. Tutt'altro atteggiamento teneva invece nei casi più gravi che riguardavano personalità in vista e che potevano suscitare scandalo. Di fronte ad essi, i suoi propositi moralizzatori cedevano quasi sempre il campo al timore di compromettere il quadro, tutto di maniera, che la propaganda dipingeva ogni giorno di un'Italia fascista completamente diversa rispetto all'Italia prefascista e ai paesi democratici. Una Italia nella quale tutto procedeva nel migliore dei modi, la corruzione era stata estirpata, ogni carica, piccola e grande che fosse, era in mano di uomini competenti, sicuri ed integerrimi, sicché nella grande maggioranza dei casi soltanto un dossier sull'interessato, in modo da potersene eventualmente servire un giorno riservatamente, metteva tutto a tacere, spesso senza prendere provvedimenti contro i responsabili. A questi motivi di disaccordo, col 30 se ne aggiunsero almeno altri due che determinarono la sostituzione di Turati al vertice del partito. Il primo concerneva la politica messa in atto per fronteggiare le prime ripercussioni della grande crisi. Secondo Turati, di fronte alla crisi vi era una sola linea politica possibile: ridurre drasticamente le spese e attuare una deflazione controllata, destinando i capitali disponibili non ai lavori pubblici e al contenimento della disoccupazione, ma ad aiutare direttamente l'industria e l'agricoltura. Su questa strada è evidente che il Duce non si sarebbe mai messo. Il secondo punto di disaccordo riguardava invece la politica verso i sindacati. Al momento Mussolini, se aveva una preoccupazione, essa era quella di cercare di legare a sé le masse lavoratrici e di scongiurare la minaccia, dal suo punto di vista più immediata e concreta, che la crisi potesse incidere negativamente sull'atteggiamento verso il regime dei lavoratori. Si capisce quindi perché, ben consapevole della precarietà della situazione,
Il 14 settembre 1930 il segretario del PNF, prevedendo un attacco concentrico che i suoi avversari erano in procinto di sferrare contro di lui presso il Duce e che non avrebbe avuto la forza di respingere, preferì rassegnare nuove missioni. A sostituire Turati alla segreteria del PNF, Mussolini chiamò Giovanni Giuriati. Giuriati era in quel momento presidente della Camera, aveva fatto parte del governo di coalizione costituito da Mussolini dopo la marcia su Roma, in qualità di ministro delle terre liberate, e aveva retto il Ministero dei Lavori Pubblici tra il 25 e il 29. Ciononostante non poteva essere considerato veramente una figura di primo piano del fascismo. Irredentista e valoroso combattente, capo di gabinetto di D'Annunzio a Fiume nel primo periodo dell'occupazione, era arrivato al fascismo solo nel 21 e non aveva avuto parte nello squadrismo. In un certo senso lo si potrebbe definire un nazionalista confluito nel fascismo due anni prima della sua fusione. Alieno dall'assumere atteggiamenti estremistici, sostanzialmente fuori dalle correnti e dai clan fascisti, che in genere videro subito in lui un estraneo il cui ciclo sarebbe stato breve e che non era il caso di prendere troppo sul serio. Durante il segretariato di Turati, l'epurazione e l'inquadramento del partito avevano avuto come principale obiettivo il vecchio fascismo, intransigente, localistico. Grazie a Turati, questa parte del fascismo negli anni precedenti era stata costretta, con le buone o con le cattive, a sottomettersi allo Stato e a inquadrarsi nel partito o a lasciarlo. Minore attenzione, invece, Turati aveva prestato, almeno sul piano selettivo, al fascismo moderato, al fascismo degli ex fiancheggiatori e in generale di coloro che erano affluiti nel PNF nella ultimissima fase della lotta per il potere e soprattutto dopo la marcia su Roma e il consolidamento del potere. A Giuriati spettava ora il compito di procedere oltre su questa strada e di portare definitivamente a termine l'inquadramento interno del PNF e la sua inserzione nel regime. Oltre all'epurazione vera e propria, Giuriati procedette anche ad una sistematica revisione di molti casi personali, soffermandosi in particolare sul punto anzianità. Dopo la marcia su Roma, a molti nuovi iscritti erano state riconosciute anzianità retrodatate sulla base di vere ma spesso anche presunte precedenti benemerenze fasciste. Questo procedimento aveva suscitato molte critiche e proteste. Da qui la decisione del nuovo segretario di riesaminare i singoli casi e di rettificare quelli evidentemente frutto di favoritismi o di troppa larghezza. Mussolini, messo di lì a poco di fronte all'ampiezza dei provvedimenti presi, li considerò eccessivi, politicamente controproducenti, e finì per sentire sempre più vivamente il bisogno di bruciare i tempi del ciclo Giuriati e di affidare il partito a un uomo che lo dirigesse in tutto e per tutto secondo i suoi criteri e fosse solo un mero esecutore della sua volontà. Si comprende perché Mussolini, appena gli si presentò l'occasione, l'insorgere di alcuni contrasti all'interno del direttorio tra Giuriati, Marinelli e Starace, ne approfittò per por fine al segretariato di Giuriati e per chiamare Starace a reggere il partito. La gestione di Starace fu la più lunga di tutta la storia del PNF. Il successore di Giuriati, un ex ufficiale dei Bersaglieri, valoroso combattente e fascista della prima ora, che aveva partecipato con funzioni direttive ad importanti azioni squadristiche nel Trentino e in Puglia, e che aveva ricoperto la carica di vice segretario del PNF, diresse infatti il partito per quasi 8 anni, dall'8 dicembre 1931 al 31 ottobre 1939. Il segretariato di Starace, o l'era Starace, come qualcuno ha definito questi 8 anni, data la loro importanza nella storia del regime, fu anche quello che batté tutti gli altri quanto a critiche, ad impopolarità, ad irrisione persino, collezionando giudizi negativi a tutti i livelli e in tutti gli ambienti, nel paese tra i fascisti, gli afascisti e gli antifascisti, tra gli anziani e i giovani, all'estero, nella pubblicistica, nella memorialistica e nella storiografia. Che Starace fosse un uomo di scarsa intelligenza, animato da una mentalità grettamente militaresca e niente affatto politica, che lo portava a scambiare la forma esteriore, l'apparenza delle cose, con la loro sostanza, è pacifico.
Da qui il suo appagarsi ed entusiasmarsi per risultati apparentemente grandiosi, ma in realtà effimeri, quali un inquadramento di masse di anno in anno sempre più numerose, ma organizzate con criteri essenzialmente burocratici, una partecipazione di esse alla vita del regime solo su basi emotive e coreografiche, in parte coattive. Ugualmente è fuori dubbio che la presenza di un tale uomo a capo del PNF incise alla lunga su tutto il tessuto morale del regime ed ebbe su di esso una influenza indubbiamente negativa. A ben vedere, assai spesso esso trovò in Starace una sorta di parafulmine che, attirando su di sé gran parte dell'impopolarità, delle critiche e dei sarcasmi, in pratica ne preservò in larga misura Mussolini. Non è privo di significato che, nell'enorme fioritura di barzellette su Starace, quasi sempre il segretario del partito era lo sciocco. Mussolini era invece colui che lo metteva in difficoltà e ne rivelava la sciocchezza. Al di là di questo particolare tipo di discredito, diffuso soprattutto negli ultimi anni del segretariato di Starace, le manifestazioni e le conseguenze più importanti per il regime delle trasformazioni verificatesi negli anni 30 e soprattutto sullo scorcio di essi furono la depoliticizzazione e la burocratizzazione del PNF e la sua trasformazione in una superorganizzazione di massa in funzione del consenso, privarono Mussolini dell'unico vero proprio strumento di organizzazione politica e, in caso di necessità, dell'unica forza propria. Date le caratteristiche del regime, la conseguenza prima della completa liquidazione politica del PNF, realizzata da Starace, fu che le singole componenti del regime, e in particolare quelle più tradizionaliste, in primo luogo la burocrazia, fagocitarono di fatto il fascismo e, così facendo, svuotarono alla radice la concezione mussoliniana dello Stato fascista. Lo Stato mussoliniano, infatti, anche se formalmente tutto in camicia nera e in orbace, si trovò appoggiare su basi, su forze tradizionali che, se sul momento lo sostenevano e si elidevano a vicenda con i loro contrapposti interessi e avevano bisogno di Mussolini come arbitro, in circostanze diverse che le inducessero a trovare un minimo comune denominatore tra loro, nulla impediva veramente che si coalizzassero contro Mussolini, poiché lo Stato in realtà lo controllavano loro e il Duce non aveva più un proprio strumento di autodifesa, dato che il PNF in quanto tale era stato liquidato, la milizia, senza alle proprie spalle un partito degno di questo nome, era anch'essa in gran parte una forza amorfa e in ogni caso soggettivamente ed oggettivamente incapace di sostenere un'eventuale prova di forza con l'esercito, e la polizia non era un corpo autonomo con propri interessi specifici e una propria ideologia, come nella Germania nazista e nell'Unione Sovietica, ma anch'essa era una componente di quel sistema su cui si fondava il regime mussoliniano. In questa situazione, via via che veniva meno il partito come effettivo strumento politico e in conseguenza di ciò, anche il gruppo dirigente fascista si trasformava in tanti notabili senza reale potere proprio e quindi da un lato praticamente alla mercé degli umori del Duce e da un altro lato senza concrete possibilità di influire sulla sua politica. Il regime si identificò ogni anno di più con la persona del Duce. Grazie a questa identificazione, tenuta costantemente viva dal controllo assoluto dei mezzi di comunicazione di massa e dal periodico ricorso alla suggestione emotiva delle sempre più frequenti adunate oceaniche e dei discorsi colloquio che il Duce teneva alle folle, la figura di Mussolini fu oggetto negli anni 30 di una esaltazione continua e crescente che, indubbiamente, giovò in misura decisiva al suo prestigio e quindi al suo potere, che ne trasse una sorta di avallo collettivo, ma che altrettanto indubbiamente costrinse Mussolini ad un tipo di politica a cui era sempre necessario uno stato di tensione emotiva delle masse e che quindi non poteva concedersi pause, doveva porsi sempre nuovi obiettivi da realizzare con altrettante battaglie e soprattutto non poteva assolutamente permettersi sconfitte, perché per la sua stessa natura un rapporto sostanzialmente carismatico come era quello che in questo periodo legava a Mussolini la maggioranza degli italiani non avrebbe retto ad una evidente sconfitta. Il nuovo segretario, chiusa definitivamente la fase epurativa e decisa la riapertura delle iscrizioni, si dedicò subito e con la massima energia a riorganizzare il PNF in modo da assumerne saldamente il controllo
e quindi a mettere il partito in condizioni da accogliere senza scosse i nuovi iscritti che sarebbero di lì a poco affluiti, ad estendere al massimo il controllo del PNF su tutta una serie di organizzazioni che già dipendevano da esso o che egli voleva potenziare e inserire nella sua orbita, in maniera da fare del partito la chiave di volta e il centro organizzatore e disciplinatore di sempre più vasti settori della vita nazionale. Un programma del segretario del partito lo concepiva e lo realizzò, non con criteri ed intenti politici effettivi, volti cioè a favorire una reale partecipazione e un impegno personale capace di sviluppare nuove energie, nuove idee, nuovi quadri, ma con una prospettiva burocratico-militaresca che non andava al di là del mero momento organizzativo, inteso praticamente solo come strumento di centralizzazione, di rigido controllo gerarchico di tutto e di tutti, e di pianificazione dall'alto di una disciplinata partecipazione, spesso secondo un preciso rituale e una regia di tipo coreografico, del maggior numero possibile di italiani alla vita del regime, intesa a sua volta soprattutto come una serie di manifestazioni collettive che dovevano esaltare il consenso che circondava Mussolini e la sua politica e dimostrare la capacità del fascismo di legare a sé e a inquadrare nelle proprie file tutte le energie, tutte le forze vive e meno vive. La tendenza di Starace a regolare la vita del partito e del regime secondo un preciso rituale si manifestò subito. Il 12 dicembre 31 a Palazzo Venezia, in occasione dell'insediamento del nuovo direttorio, tra lo stupore e il divertimento di molti presenti, in attesa dell'arrivo di Mussolini, inventò e mise in atto per la prima volta la cerimonia del saluto al duce, da allora in poi resa obbligatoria. Prima cura di Starace fu quella di adottare nuovi rigidi ordinamenti per i fasci giovanili, per i GUF, per i fasci femminili e per le organizzazioni nazionali fasciste della scuola, del pubblico impiego, dei ferrovieri, dei post telegrafonici, degli addetti alle aziende industriali dello Stato. Fatto questo, approntò un nuovo statuto del PNF. Nel nuovo statuto il termine duce era scritto a tutte lettere maiuscole per sottolineare la grande e sostanziale differenziazione che doveva essere fatta tra Mussolini e ogni altro italiano, anche il sovrano dunque. L'uso di scrivere duce in tutte lettere maiuscole fu reso obbligatorio per tutti gli atti di ufficio del PNF da Starace nel febbraio 33 e fu sempre più spesso adottato anche dalla stampa quotidiana. Contemporaneamente Starace dava un notevole impulso all'Opera Nazionale Balilla e a tutto il movimento giovanile fascista, avviando quel processo di progressiva dilatazione dell'inquadramento della gioventù che sarebbe sfociato nel 1937 nella costituzione di un'unica organizzazione, la GIL, Gioventù Italiana del Littorio, che avrebbe raccolto l'eredità sia dell'ONB sia dei fasci giovanili e delle giovani fasciste e avrebbe inquadrato tutti i giovani di ambo i sessi dai 6 ai 21 anni, organizzati in una serie di categorie a seconda dell'età. Figli della Lupa, di ambo i sessi, dai 6 agli 8 anni. Balilla, da 8 a 11 anni. Piccole Italiane, da 8 a 14 anni. Balilla Moschettieri, da 11 a 13 anni. Avanguardisti, da 13 a 15 anni. Giovani Italiane, da 14 a 17 anni. Avanguardisti Moschettieri, da 15 a 17 anni. Giovani Fascisti, da 17 a 21 anni. Giovani fasciste da 17 a 21 anni. In questo contesto anche i GUF furono notevolmente potenziati, soprattutto attraverso la valorizzazione delle attività sportive ed agonistiche, i littoriali dello sport, considerate da Starace lo strumento più idoneo per attivizzare e legare al regime la massa dei giovani universitari. L'atto politicamente più significativo compiuto da Starace fu però certamente la riapertura, in occasione delle celebrazioni del decennale, delle iscrizioni al partito. In un anno furono presentate circa 500.000 domande, che furono in gran parte accettate e che fecero balzare il numero degli iscritti da 1.000.000 circa nell'ottobre 32 a 1.415.000 nell'ottobre 33, un aumento di quasi il 50% che, se da un lato costituì per il regime una sorta di sondaggio di massa dell'opinione pubblica, in vista delle nuove elezioni che si sarebbero tenute nel 1934, da un altro lato, trasformando il PNF in una pletorica organizzazione senza omogeneità e personalità, nella quale il superstite vecchio fascismo era affogato in una massa di nuovi iscritti affluiti spesso solo per un generico patriottismo
o peggio per mero opportunismo, permise a Starace di realizzare finalmente l'intento di Mussolini di rendere il partito completamente incapace di ogni autonoma iniziativa politica. L'adesione opportunistica al PNF fu del resto stimolata in pratica dal regime stesso, quando nel 1933, fra i requisiti richiesti per l'ammissione agli impieghi pubblici, fu inclusa la iscrizione al partito e agli iscritti furono concesse particolari facilitazioni di carriera. Nel fondo archivistico relativo alla segreteria particolare del Duce sono conservate numerose lettere anonime inviate a Mussolini da gente del popolo e comuni cittadini per chiedere, invocare talvolta, la rimozione di Starace per denunciare il discredito che egli procurava al fascismo. Queste lettere, insieme a quelle di tripudio scritte all'indomani dell'allontanamento di Starace dalla segreteria del PNF, sono rivelatrici della diffusa ostilità popolare contro Starace e dimostrano al tempo stesso come fosse diffusa la convinzione che Mussolini non sapesse cosa avveniva nel partito e nel paese e fosse addirittura tradito dai suoi collaboratori. Starace però, durante gli 8 anni circa in cui resse il PNF, si mosse sempre all'unisono con Mussolini. Praticamente non ebbe mai veri contrasti con lui per il suo modo di concepire e di realizzare la funzione del partito. Se Mussolini ebbe a lamentarsi con lui, fu solo per questioni marginali, soprattutto per qualche eccesso di zelo, per qualche iniziativa che aveva provocato reazioni controproducenti, mai per questioni politicamente significative e di fondo, e se alla fine lo allontanò dalla segreteria del partito, fu perché riteneva che 8 anni di potere lo avevano logorato e fosse ormai necessario fare largo ai giovani, anche al vertice del partito, e soprattutto perché si era reso conto che il discredito che Starace aveva accumulato su di sé e che ormai era dilagato in tutto il paese, rischiava, se non interveniva, di riverberarsi su di lui. Su tutte le questioni di fondo, Starace non fu in pratica che un fedele e zelante esecutore della politica tracciata da Mussolini. Se è lecito introdurre una distinzione tra consenso e fascistizzazione, o tra fascistizzazione più o meno passiva, fare degli italiani dei buoni cittadini, ligi al governo, che non si opponevano alla politica del regime, ne accettavano sostanzialmente le motivazioni e le prospettive di fondo, ma che al tempo stesso non partecipavano attivamente alla vita politica, o se vi partecipavano lo facevano limitatamente alle sue manifestazioni più esteriori o tali da far loro godere di alcuni benefici e da non essere danneggiati nella loro attività rispetto ad altri cittadini più zelanti, e fascistizzazione attiva, formare cioè dei veri fascisti, attivi come tali nella vita del paese a tutti i livelli della loro attività quotidiana ed inseriti nelle strutture del regime come elementi propulsivi, solo il Partito Nazionale Fascista poteva assumersi il compito di una piena attivizzazione politica degli italiani e in primo luogo dei giovani, della futura classe dirigente necessaria ad una completa e definitiva fascistizzazione del paese. La vera ed unica ragione della crisi del regime fu l'impossibilità di creare quella propria nuova classe dirigente che sola gli avrebbe permesso di perpetuarsi nelle nuove generazioni e proiettarsi quindi nel futuro. In questa prospettiva il fallimento della politica di Starace, cioè al solito di Mussolini, volta appunto a fare del PNF lo strumento per educare e formare i nuovi quadri fascisti, è veramente esemplare. Nel 26 e il 28 i GUF avevano soppiantato e assorbito tutte le vecchie organizzazioni universitarie. L'unica sopravvissuta era quella cattolica, la FUCI. Grande attenzione il nuovo Starace rivolse in particolare al meccanismo dell'annuale leva fascista. Lo sforzo maggiore Starace lo fece però sul terreno della preparazione politico-ideologica dei giovani e soprattutto degli universitari, prendendo tutta una serie di iniziative, potenziamento della scuola di mistica fascista, istituzione di turni di servizio dei giovani presso le federazioni del partito e di corsi biennali di preparazione politica, incoraggiamento della stampa universitaria giovanile, creazione del teatro sperimentale dei GUF, sviluppo dei cine GUF e delle sezioni teatrali, radiofoniche e musicali dei GUF, eccetera, che raggiunse il suo culmine nel 1932, quando fu deciso di affiancare ai littoriali dello sport quelli della cultura e dell'arte. Questa importante iniziativa fu certo la più significativa tra quelle prese dal regime per attivizzare i giovani universitari e per immettere energie nuove e politicamente orientate nel mondo della cultura.
Gli editoriali divennero il maggior strumento a disposizione del regime per selezionare i quadri della nuova classe dirigente e soprattutto per rendersi conto delle tendenze e degli orientamenti politico-culturali che andavano maturando tra le giovani generazioni. L'inquadramento e il rapporto con i giovani però erano in realtà, nonostante tutti gli sforzi del regime, assai meno totalitari e specialmente assai meno effettivi di quello che Mussolini avrebbe voluto. E si concretizzò nella maggioranza di coloro che avrebbero dovuto costituire la nuova classe dirigente fascista, da un lato in una partecipazione superficiale ed opportunistica in funzione della propria sistemazione individuale alla vita del regime, e da un altro lato in una sorta di malessere morale come la risultante di due convinzioni contrastanti, quella che fosse ormai giunto il momento che il fascismo ripensasse se stesso in termini nuovi e imboccasse concretamente la strada di una sostanziale rivoluzione, e quella invece che ogni anno che passava il fascismo, invece di diventare più dinamico, diventava più statico, sempre meno capace di iniziative ardite e di rottura e soprattutto di rinnovarsi. Uno stato d'animo pertanto che in entrambi i casi annullava in gran parte gli sforzi del regime per creare una nuova classe dirigente, attivamente ed entusiasticamente impegnata a portarne avanti la politica. Tutto ciò finiva per tradursi o in un appartarsi ed estraniarsi per la delusione dell'attività politica o in un atteggiamento di insofferenza e di critica verso le iniziative e le manifestazioni più retrive e bolse del regime, o nel migliore dei casi in una posizione di fronda più o meno accentuata e che in alcune circostanze, col tempo più numerose, poteva anche finire sul piano inclinato di un vero e proprio antifascismo, oppure su quello di un fascismo sempre più attivistico e a suo modo moralistico, per il quale la guerra diventava una prova di forza morale e di fede e al tempo stesso un mezzo per realizzare l'impero nella piena estensione metafisica e geografica del termine, per rendere il fascismo tanto forte da poter imboccare la strada della rivoluzione e per assicurare ai giovani le benemerenze necessarie ad uscire dallo stato di minorità morale e politica in cui, nonostante le dichiarazioni in contrario, tendevano a mantenerli i vecchi fascisti che avevano fatto la rivoluzione. E non può quindi meravigliare che Mussolini finisse, verso la metà degli anni 30, per convincersi della necessità di estendere sempre di più il controllo del regime su tutte le manifestazioni della vita pubblica italiana e in particolare su quelle connesse alla partecipazione ad essa dei giovani, sino a farne una delle componenti essenziali della sua concezione dello Stato totalitario. Il regime doveva controllare, organizzare e formare tutta la gioventù. Alla base della formazione dei giovani doveva essere una sola e ben precisa dottrina del fascismo, alla quale doveva intonarsi tutto il comportamento delle nuove generazioni, in qualsiasi manifestazione della loro partecipazione alla vita collettiva del regime. Nelle intenzioni di Mussolini, infatti, tutta la vita del fascista, dai 6 ai 60 anni, doveva essere vissuta collettivamente e in funzione di quella più alta e più essenziale dello Stato. Tipica è in questo senso la crisi che nel 1931 contrappose il fascismo alla Chiesa per la questione dell'azione cattolica. All'origine di questa crisi furono indubbiamente molti motivi. Avendo concepito tutta l'operazione conciliazione in termini esclusivamente politici e nella convinzione di poter legare a sé la Chiesa e farne un cardine del suo potere, il Duce mal sopportava di dover constatare quanto la Santa Sede fosse invece tutt'altro che disposta a condividere e sostenere incondizionatamente la sua politica, sia in Italia, sia soprattutto all'estero. La causa prima della crisi va ricercata nel contrasto determinato dalla volontà di Mussolini e del fascismo di non permettere assolutamente che al regime fosse sottratta la formazione morale e politica di una parte delle nuove generazioni, e quindi in prospettiva l'influenza sulla futura classe dirigente. Con i patti lateranensi Mussolini aveva dovuto piegarsi ad accettare e a riconoscere esplicitamente l'esistenza dell'azione cattolica e, ciò che per lui era più grave, della gioventù cattolica italiana. Organizzazioni giovanili che avevano avuto, dopo la conciliazione, un notevole rilancio, favorito dalla grande cura che la Chiesa e Pio XI in particolare avevano loro dedicato, poiché vedevano in esse lo strumento più efficace per contrastare i propositi mussoliniani di fascistizzare tutta la società italiana
e di confinare il cattolicesimo nel campo sempre più ristretto della mera educazione religiosa e del culto. Alla vigilia dello scoppio della crisi, da parte fascista si calcolava che l'insieme delle organizzazioni cattoliche contasse circa 1 milione di aderenti e toccasse con la propria stampa quotidiana circa 100.000 lettori, mentre la stampa parrocchiale costituiva spesso l'unica lettura di buona parte degli altri. Comunque il fascismo non poteva permettere né la costituzione di una sorta di opposizione cattolica occulta e strisciante, ben più pericolosa di quella antifascista vera e propria, né che attraverso le varie organizzazioni cattoliche, per di più largamente in mano ad ex popolari, una parte non trascurabile della gioventù fosse educata a principi diversi e spesso in contrasto con quelli fascisti. La polemica si fece violentissima, coinvolgendo direttamente lo stesso pontefice, che scese personalmente in campo più volte. Il primo intervento di Pio XI avvenne il 19 aprile e fu tutta una difesa della legittimità, della necessarietà e della insurrogabilità dell'azione cattolica e una riaffermazione del suo diritto a intervenire non solo nelle questioni di moralità individuale e domestica, ma anche in quelle di moralità sociale. Il secondo e più importante intervento fu costituito da una lettera inviata il 26 aprile al Cardinal Schuster e resa nota dall'Osservatore Romano. Il Papa accusò praticamente il fascismo di corrompere la gioventù, esponendola ad ispirazioni d'odio e di irriverenza. E quanto all'azione cattolica, nel suo complesso ribadì la tesi che essa dovesse portarsi anche sul terreno operaio, lavorativo, sociale, in maniera da salvaguardare ovunque il bene delle anime. Che Mussolini non volesse far degenerare il contrasto in aperto conflitto è logico e naturale. Un conflitto aperto non poteva giovare al regime sotto nessun profilo e lo avrebbe danneggiato anche all'estero. Ma la polemica scoppiò nuovamente furiosa quando il 21 maggio l'Osservatore Romano replicò al quotidiano dei sindacati Il Lavoro Fascista. Contemporaneamente, in varie località d'Italia, nella stessa Roma, si verificarono numerosi casi di violenza contro sedi e giovani cattolici. Il 29 maggio, la sera alle 20:30, Mussolini comunicava telegraficamente a tutti i prefetti la decisione di sciogliere e vietare le associazioni giovanili di qualsiasi natura e grado di età che non facciano direttamente capo alle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o dell'Opera Nazionale Balilla. Mussolini era però pronto a trattare e a trovare un accordo, ma più intransigente si dimostrò la Santa Sede. Il 5 luglio fu pubblicata l'enciclica Non abbiamo bisogno. Divisa in due parti, l'enciclica nella prima era volta a confutare gli argomenti addotti dal fascismo contro l'azione cattolica. Nella seconda il discorso riguardava soprattutto il problema essenziale dell'educazione della gioventù. In tale prospettiva, il fatto che ai primi di settembre si arrivò ad un accordo che, se apparentemente risolveva la crisi senza vincitori né vinti, in realtà costituiva un successo per Mussolini, non può avere che una spiegazione, quella che l'enciclica non riuscì veramente a mobilitare i cattolici contro il regime, ciò che la grande maggioranza dei cattolici più paventava era una rottura tra il regime e la Chiesa, ed essa si augurava pertanto una composizione della crisi. L'accordo fu firmato il 2 settembre. Nel punto 1 si leggeva: l'azione cattolica italiana è essenzialmente diocesana, non potranno essere scelti a dirigenti coloro che appartennero a partiti avversi al regime, conformemente ai suoi fini di ordine religioso e soprannaturale, l'azione cattolica non si occupa affatto di politica. Al punto 2 si riconosceva che l'azione cattolica non si propone compiti di ordine sindacale. Al punto 3 si affermava che le associazioni locali si asterranno dallo svolgimento di qualsiasi attività di tipo atletico e sportivo, limitandosi soltanto a trattenimenti di indole ricreativa ed educativa con finalità religiose. Per Mussolini l'accordo fu indubbiamente un successo. È fuor di dubbio che con la crisi del 31 tramontarono le speranze di coloro che, all'interno della Chiesa, avevano pensato di poter cattolicizzare il fascismo e di servirsene per una restaurazione dello Stato e della società in senso cattolico. Ufficialmente, dopo l'accordo del 2 settembre, i rapporti tra il Vaticano e Palazzo Venezia furono per vari anni, grosso modo sino al 38, quando peggiorarono nuovamente per il riproporsi della questione dell'azione cattolica e per l'insorgere di quello della razza, ottimi. In realtà, nel profondo, l'accordo non valse a fugare in nessuna delle due parti né le diffidenze né i rancori. Valse solo a dare ai rapporti tra la Chiesa e il regime sempre più il carattere di un matrimonio di interesse.
Per quanto riguarda i cattolici italiani, la maggioranza di essi non ebbe dopo il 31 una chiara visione della realtà. Non si rese conto cioè del contrasto di fondo che vi era tra la posizione cattolica e quella fascista, e non perse l'illusione che il regime fosse uno Stato fascista e cattolico insieme. Da qui la vasta adesione dei cattolici italiani al regime. Per quanto riguarda il re, si può citare la risposta di Vittorio Emanuele III all'ex ministro Anile, che avrebbe voluto essere nominato senatore. Disse infatti il sovrano: «Io posso togliere qualche cosa dalle liste che mi presentano, ma aggiungere mai». D'altro lato, con re Mussolini era formalmente correttissimo e nei momenti più gravi, come in occasione della crisi del 31 con la Chiesa, teneva ad informarlo della situazione e dei suoi sviluppi anche al di fuori delle periodiche udienze di prammatica e delle comunicazioni di routine. L'iniziativa politica positiva di Vittorio Emanuele era però praticamente nulla. Il duce tendeva a tenere il più possibile fuori dalle scelte e dalle decisioni politiche il sovrano, e questo un po' per la sua concezione delle funzioni del re, un po' per evitare attriti, si asteneva quasi sempre dal mettervi bocca, limitandosi in qualche caso a consigliare prudenza e, semmai, a cercare di influire su quei fascisti dell'entourage di Mussolini a lui più legati e di sentimenti rigidamente monarchici. Dire questo non significa però affermare che Vittorio Emanuele fosse politicamente assente. Una delle sue maggiori preoccupazioni era proprio quella di non apparire assente, di non farsi dimenticare. I suoi interventi politici, diretti ed indiretti, erano al contrario tutt'altro che inesistenti. Solo che erano soprattutto negativi, volti cioè a impedire iniziative che avrebbero potuto indebolire vieppiù le sue prerogative, i suoi poteri, ovvero le istituzioni che li sostenevano, in primo luogo il Senato e le forze armate. Ciò chiarisce le basi su cui, proprio nel periodo di cui ci stiamo occupando, si venne stabilendo al vertice del regime la diarchia sovrano-duce. Con Mussolini che volle evitare ogni forma di crisi interna al regime, anche perché egli era sicuro che il tempo lavorava per lui e non per la monarchia. Se in questo periodo Mussolini pensò ad una riforma delle forze armate, assai probabilmente non si spinse mai oltre l'idea di unificare in uno solo i tre dicasteri militari, e anche questa rimase praticamente inattuata. E non è certo privo di significato che la riassunzione dei ministeri della Marina e dell'Aeronautica avvenisse a poche settimane di distanza da quando Balbo, appena rientrato dalla seconda trasvolata atlantica, gli aveva presentato, pare con l'avallo di Caviglia, Grazioli e Carletti, un dettagliato progetto per la riorganizzazione e la modernizzazione delle forze armate, il potenziamento dell'aeronautica, la unificazione dei dicasteri militari in uno solo e la modifica dei poteri del capo di Stato Maggiore Generale, in modo da farne l'effettivo responsabile della preparazione delle forze armate, e si era candidato a questa carica in sostituzione di Badoglio. Se si pensa al modo con cui avvennero l'allontanamento di Balbo dal Ministero dell'Aeronautica e la sua nomina a governatore della Libia, nomina che il quadrumviro prese come una sorta di dorato esilio, è naturale chiedersi se la decisione di Mussolini di riassumere tutti i dicasteri militari non sia stato un espediente per bloccare al tempo stesso il progetto e le ambizioni di Balbo. Non potendo spingere in profondità la fascistizzazione delle forze armate per evitare urti col re, per Mussolini in pratica non vi era altra via che quella dei rapporti personali e in qualche caso della più o meno esplicita corruzione per controbilanciare in qualche misura l'influenza della monarchia sulle gerarchie militari. In realtà Mussolini non accordò mai, specie dopo il 24, una vera fiducia a nessuno dei suoi collaboratori, né tantomeno lasciò ad essi libertà d'azione. Tutti strumentalizzò e guardò con sospetto, un po' per la sua radicata sfiducia negli uomini, un po' perché temeva che essi potessero mettere radici troppo profonde in una determinata carica. Oltre al caso di Balbo, nel luglio 32 ci fu quello di Grandi. Insieme a Grandi furono sostituiti Rocco con De Francisci e Bottai con lo stesso Mussolini. Bottai sarà con Grandi uno dei due soli esponenti fascisti di primo piano che dopo una prima esperienza di governo come ministro tornerà anni dopo a reggere un dicastero. Per lui dunque non si può parlare di accantonamento.
La sostituzione più importante e drammatica fu però quella, l'anno dopo, di Leandro Arpinati. Arpinati non era solo il sottosegretario agli interni, in pratica il ministro, era anche uno degli uomini più in vista del fascismo. I suoi avversari si erano fatti più forti e numerosi dopo la nomina di Starace, che lo detestava. Arpinati era un avversario tenacissimo del corporativismo e di ogni forma esplicita o larvata di intervento dello Stato nell'economia. In questa sua posizione egli non era certo solo. Al vertice del regime il corporativismo era visto con sospetto da non pochi, per esempio da Turati, da Giuriati, da Rossoni, da De Bono. Solo che, diversamente da costoro, Arpinati esternava pubblicamente la sua avversione. L'artefice della rovina di Arpinati fu Starace. Mussolini la sanzionò senza entusiasmo e, dopo aver cercato di evitarla, probabilmente soprattutto per scongiurare uno scandalo, ma tra il fedele Starace, segretario del PNF per di più, e il sottosegretario agli interni così poco in linea, per il Duce la scelta era praticamente obbligata. Quindi il 1 maggio 1933, dopo l'ennesimo scontro con Starace, Mussolini chiese ad Arpinati di rassegnare le dimissioni. A livello di partito e personale la cosa ebbe però un seguito anche più drammatico. Come nel caso di Augusto Turati, alla fine politica anche per Arpinati seguì poco dopo la distruzione personale. I suoi nemici infatti non disarmarono fino a quando nel luglio dell'anno successivo non riuscirono prima a farlo espellere dal PNF e poi a farlo condannare a 5 anni di confino. Dopo la vicenda di Turati, quella di Arpinati è emblematica soprattutto della degenerazione che cominciava ormai ad intaccare il regime al suo interno e che, a ben vedere, faceva passare i contrasti politici e di idee in secondo piano a tutto vantaggio di quelli di mero potere. La vicenda di Arpinati si colloca proprio nel momento in cui il regime, al proprio interno, stava cominciando la parabola discendente, cominciava a corrompersi nella propria intima sostanza, nel momento in cui, cioè, la logica del potere dittatoriale cominciava ad intaccare profondamente Mussolini e a renderlo sempre più prigioniero del proprio mito e della propria grandezza. Pertanto, egli non poteva affidarsi che alle mani di esecutori mediocri o senza scrupoli, convinti o disposti a tutto per realizzarla. Il 22 dicembre 1931 era improvvisamente morto il fratello di Mussolini, Arnaldo. La sua morte rese pressoché totale la solitudine umana di Mussolini e contribuì ad esasperare la sua tendenza psicologica a diffidare di tutti, a sentirsi circondato da collaboratori fragili ed insicuri e quindi a considerarsi sempre più il motore e il controllore di tutto, il capo che doveva tutto fare e tutto accentrare in sé. Esteriormente, la solidità e il relativo consenso interno ebbe sanzione ufficiale per Mussolini e per il regime dal secondo plebiscito, cioè dalle elezioni del 25 marzo 1934. L'inizio della campagna elettorale fu costituito dalle celebrazioni del decennale, una grande e capillare esaltazione dei meriti e delle conquiste del regime e una proiezione di esso nel futuro, durante la quale si fece ricorso su vastissima scala a tutti i più moderni strumenti della propaganda di massa. Avvenne anche la riapertura delle iscrizioni al PNF, nella quale più di un osservatore volle vedere una sorta di pre-plebiscito. Alla fine del 1932 fu concessa un'amnistia e indulto estesi anche ai reati politici. Su 1056 condannati per reati politici, coloro che riacquistarono la libertà grazie al provvedimento di clemenza furono 639. Oltre ad essi furono liberati 595 confinati politici. Vennero inoltre revocati i provvedimenti con i quali nel gennaio 26 era stata inflitta la perdita della cittadinanza a tutta una serie di fuoriusciti, tra i quali Salvemini, De Ambris, Donati, Rossi e Fasciolo. Tra le celebrazioni più importanti, durante il mese d'ottobre del 1932, vi fu l'inaugurazione di tutta una serie di grandi opere pubbliche, per esempio l'acquedotto del Monferrato, il ponte sulla laguna di Venezia, le autostrade Torino-Milano, Trieste-Fiume, Firenze-Mare, i monumenti della Roma imperiale e il Foro Mussolini. Inoltre, con questi atti di clemenza, il regime voleva dimostrare al tempo stesso sia la sua forza sia la sua generosità e quindi di aver ormai conseguito la piena vittoria sull'antifascismo. Si volevano convincere gli scettici e riottosi che l'antifascismo era ormai solo un fatto folcloristico, pochi fanatici senza futuro e fuori dalla realtà destinati a divorarsi fra loro.
L'esito plebiscitario di queste elezioni fu per tanti versi scontato e indubbiamente fu condizionato dalla particolare situazione di illibertà in cui si svolsero e dalle precauzioni prese dal fascismo per garantirne la plebiscitarietà, ma altrettanto indubbiamente esso corrispose nel suo complesso al reale consenso che in quel momento caratterizzava l'atteggiamento verso il regime e soprattutto verso Mussolini della grande maggioranza degli italiani. Infatti sugli elettori fu esercitato quasi ovunque un occhiuto controllo per evitare un troppo elevato numero di astensioni o di voti contrari e soprattutto per individuare i dissenzienti. A Genova la milizia riuscì per esempio a individuare molti di coloro che votarono no. La Camera dei Deputati fu sciolta il 19 gennaio 1934, il 2 marzo il Gran Consiglio approvò la lista dei futuri deputati, il 18 marzo fu convocata a Roma la seconda assemblea quinquennale del regime, di fronte alla quale Mussolini tenne un discorso rapporto sulla politica fascista dell'ultimo quinquennio. Verso la fine del discorso, il Duce passava ad indicare un nuovo pericolo che minacciava il regime, lo spirito borghese, lo spirito cioè di soddisfazione, diceva, e di adattamento, tendenza allo scetticismo, al compromesso, alla vita comoda, al carrierismo. Contro questo pericolo, egli aggiungeva, non v'è che un rimedio, il principio della rivoluzione continua. Le votazioni ebbero luogo il 25 marzo e il loro esito fu veramente plebiscitario, la percentuale dei votanti fu del 96,25%, i voti favorevoli poco più di 10 milioni, quelli contrari 15.265, voti nulli e dispersi 1.219.